Si ritorna a fare tutorial, quelli seri, Queen Walk. Andiamo a sviscerare tutto quello che c'è da sapere su questa tecnica fenomenale. Buona visione. Inizio subito col dirvi che la tecnica Queen Charge si abbina molto bene con praticamente qualsiasi combo e qualsiasi esercito. Esistono tantissimi ingressi con la Queen Charge, tantissimi pro e tantissimi contro sull'utilizzo di questa tecnica. Approfondiremo tutte le varie sfaccettature, tutti i vari dettagli. Divideremo ovviamente il tutorial in più video, questa sarà solamente la prima parte del tutorial, ma prima di iniziare con la Queen Charge vi invito ad andarvi a rivedere il tutorial di come si crea un canale, perché per ovviamente fare una Queen Charge top, per direzionare bene la nostra regina, dobbiamo prima sapere creare i funnel. Per realizzare una buona Queen Walk dovete sempre calcolare quanto danno va a subire la vostra regina. Non è un calcolo matematico che fai con la calcolatrice in maniera algebrica, che in teoria si potrebbe anche fare, però con l'utilizzo sempre più frequente della Queen Walk sono calcoli che vengono automatici. Ovviamente la forza della Queen Walk sono le vostre guaritrici che pompano salute sulla regina, quindi mi raccomando di proteggere sempre la vostra guaritrici con qualche mongolfiera. Per quanto riguarda invece le super truppe, quando fate Queen Charge 9 volte su 10 vi serviranno Super Spaccamuro e Sneaky Goblin, perché sono davvero ottimi per creare funnel. Oltretutto, con la Queen Charge su certi tipi di villaggio, in base a da dove si inizia a walkare, non serve neanche particolare canale, come in questo caso, come nel caso dei villi simmetrici. Qui iniziamo a walkare da ore 12. Cosa c'è che targhetta la regina quando schieriamo proprio sul terreno di gioco? All'inizio ci sono giusto un paio di mortai, c'è un cannone, una torre dello stregone, quindi all'inizio della Queen Walk non abbiamo neanche bisogno di mettere le guaritrici perché la regina non riceve danno. Questo ci consente di tardare l'utilizzo delle mongolfiere a proteggere le guaritrici e quindi avere qualche mongo in più magari. E come vi dicevo poco fa, qui non serve neanche particolarmente fare funnel perché la regina o mi gira a destra o mi gira a sinistra, mi sposta davvero poco. E anche quando non entrasse a walkare sul TH, posso sempre utilizzare uno Sneaky Goblin qua e spaccare ovviamente sulle mura. Quando mi si attacca un arco X sulla regina, più il municipio e più il mortaio, ovviamente abbiamo bisogno di infuriare le guaritrici che pompano salute alla nostra regina fino a rifullare. Due archi X li teniamo, però siamo sotto veleno del Muni, quindi sotto veleno del TH, cercate sempre di non passarci. Una fortuna di questo villo è che comunque la regina praticamente lo walka subito da fuori, e walkare il TH vi dà un valore immenso, perché una delle abilità più importanti per chi attacca è l'abilità del sorvegliante, e questo ci consente di poterla utilizzare non obbligatoriamente quando passiamo sul municipio, visto che lo abbiamo walkato, e non obbligatoriamente utilizzare il dirigibile e ricoprirlo con la macchina d'assedio per salvarlo, quindi siamo liberi da questi vincoli. Metto un attimo pausa nel replay a questo punto per farvi notare il funnel che la mia Queen Charge mi ha creato. Ho pulito non uno ma ben due settori di villaggio e vado a walkare
il terzo nel settore ad ore 9, in questo caso ho utilizzato il Flame Fingers, ma potrebbe essere un'altra opzione anche la Yeti Bomb. Comunque ho pulito anche quel settore, e il canale per la seconda fase, che in questo caso è la Mass Hog Rider, è bello stretto e bello concentrato. Rimettiamo play, ma in questo video ci andremo a focalizzare soprattutto sulla Queen Walk. In questo caso villo simmetrico, villo anti-3, ottima walkata con municipio, arco X, scattershot, castello del clan, torre infernale, campionessa royale, svariate altre difese. E un altro pro della Queen Charge è che quando anche la regina dovesse comunque morire, perché non avete più furie, non avete più pozze per mantenerla in vita, le guaritrici si vanno a spostare sull'esercito o sugli altri eroi, e quindi andate a creare ancora valore con quelle guaritrici, che ovviamente dovete cercare di mantenere sempre vive sin dall'inizio. Per questo vi dico, proteggete le guaritrici, perché a fine dell'attacco possono essere davvero decisive. Se non avete mai utilizzato la Queen Charge, o comunque non siete tantissimo pratici di questa tecnica, l'impostazione che vi consiglio di utilizzare per iniziare, o comunque la più semplice da impostare, è quella Queen Charge, ma prima Yeti Bomb, per svariati motivi. La Yeti Bomb va fatta ovviamente cercando di creare valore, quindi cercando di distruggere qualche difesa importante. Generalmente sulle box bases ci sono comunque dei settori comunque accorpati di difese, ed è lì che dobbiamo cercare di attaccare col dirigibile. Un'altra cosa importante che dovete sempre cercare di fare è quello di stanare il castello del clan con il dirigibile. Questo perché, stanandolo con la Yeti Bomb, potrete portarlo poi lontano dal villaggio, il castello del clan, ed eliminarlo ovviamente con la Queen Walk in maniera molto più semplice. Andiamo a vedere l'esecuzione. Qualche mongolfiera, in questo caso la dobbiamo investire per proteggere il dirigibile. Andiamo ad infuriare per essere sicuri di svuotare tutto quel quadrato di base. Staniamo il castello del clan e vado a completare il funnel, perché la Yeti Bomb mi va a creare anche funnel oltre a creare valore, con un paio di Sneaky Goblin. Tiriamo giù praticamente un pezzettino di villaggio, e questo ci consente di walkare nella striscia verso il municipio. Ovviamente quando walkate contro il castello del clan ci walkerete praticamente sempre, perché il castello del clan va eliminato con la Queen Charge. State attenti alle cacciatrici, a gestire bene le pozioni, a portare qualche arciere sempre, o qualche sgherro sempre, perché vi può servire nell'eliminazione dei lavapup per non perdere troppo tempo, e soprattutto per proteggere le guaritrici. Fatto ciò, parto, entro finalmente. Ho già eliminato il castello del clan. In questo caso mi vado a prendere il TH con il re in maniera abbastanza agevole, ed essendo che ho l'assalto di impostazione standard con questo tipo di esercito, vado a walkare verso il cuore del villaggio, il core, per come si dice in gergo tecnico. Tre furie sono standard, più qualche gelo e anche un'invisibilità, portatela praticamente sempre con la Queen Walk, perché l'invisibilità vi può servire per salvare le guaritrici, per esempio dal TH, oppure vi può servire a chiusura per salvare la campionessa royale o salvare la Queen anche sotto singola. Stoppo di nuovo su questo frammento di video per farvi notare il funnel creato dalla Yeti Bomb e la Queen che continua. Il canale per i domatori è molto stretto, mi vanno ad aggredire velocemente l'artiglieria aquila, e questo settore con un danno per secondo molto ma molto elevato. E un'altra cosa che è a favore della Yeti Bomb è che mi alleggerisce tantissimo il danno per secondo.
perché ho già eliminato questo scattershot e walkare su questo settore con questo scatter già a terra mi viene molto più semplice, ovviamente. Passiamo al prossimo video, passiamo al prossimo replay, questa sarà una tripla ma ci concentreremo ancora su Queen Charge. Abbiamo visto Walk TH, abbiamo visto Yeti Bomb per funnel, adesso andiamo a vedere un altro tipo di ingresso, la Queen Walk con Log Launcher contro un danno per secondo esagerato come quello di questo villaggio con il settore del municipio con praticamente tutte le difese più importanti, due torri infernali, due scattershot, una multipla, doppio arco X a terra, TH e due eroi con anche i volano contro. Bene, non è impossibile walkare, anzi vi farò vedere come ho walkato su questo villaggio e come ho sfruttato la macchina d'assedio Log Launcher per alleggerire, per proteggere la mia Queen Walk quando devo andare a fare una charge tosta, durissima. Il castello è stanabile, quindi me lo vado a stanare con una Mongo che comunque mi proteggeva ovviamente le guaritrici. Veleno ben piazzata e il CC ce lo eliminiamo senza troppi problemi. Non ho particolarmente problemi di funnel qui perché come nel primo video è un villo simmetrico, la regina o mi gira verso destra o mi gira verso sinistra, non mi cambia assolutamente niente. L'importante è che comunque da un lato o dall'altro, quando siamo sicuri che la regina giri a destra, mi vado a creare il funnel di sicurezza con qualche mongolfiera, in questo caso su mortaio. Appena mi si attaccano i due archi X, sono costretto ad infuriare la mia Queen Charge, perché oltre ai due archi X c'è la torre dell'arciere, la Tesla, c'è anche la torre dello stregone, quindi doppio arco X, il danno per secondo è molto alto, senza la furia lì perderei ovviamente la Queen e non è quello che voglio. Super spacca, va a segno praticamente sempre, il funnel è stato già creato e parto con lo sputatronchi verso il municipio, che mi servirà non tanto per aprire questo layer di mura che alla fine andrà giù con un altro super spaccamuro, ma perché questo sputatronchi mi va a indebolire non solo l'arco X e tutti gli edifici che ci sono in direzione dello sputatronchi, ma le truppe del castello del clan che vanno a uscire dalla macchina d'assedio mi proteggeranno la mia regina e mi consentiranno di salvarla sotto doppio arco X, scattershot, municipio e ovviamente anche gli eroi. Dobbiamo infuriare più volte, dobbiamo gelare più volte e utilizzare anche l'invisibilità per mantenere in vita ovviamente la mia regina. A questo punto io mi sono reso conto che avevo solo l'abilità da utilizzare, quindi mi gioco l'abilità e devo accelerare il resto dell'attacco. D'altronde avevamo già preso un buon valore. Mi si sono switchate le guaritrici sui domatori e quindi purtroppo andiamo a perdere la regina, però la Queen Charge è stata molto buona perché abbiamo volcato castello, torri infernali, municipio, due archi X, Queen in difesa, abbiamo preso tantissimo valore dalla Queen Charge e quindi ha fatto il suo dovere. Ovviamente in questo caso ci sono i domatori come seconda fase, ma ci poteva essere un lalo, ci poteva essere anche la dragata o qualsiasi altro tipo di esercito. Mettiamo in per 4 giusto per far completare il video, però questo è un tipo di charge molto più difficile perché abbiamo walkato con un danno per secondo al limite del possibile, davvero. Ricapitolando, abbiamo visto le varie impostazioni di Queen Walk, abbiamo visto la walk sul TH che vi dà tanto valore
per il discorso del sorvegliante, il discorso della macchina d'assedio, quindi siete liberi di utilizzare qualsiasi macchina d'assedio. Abbiamo visto la Yeti Bomb che vi aiuta tantissimo a creare funnel sulla Queen Walk, e l'ingresso con il Log Launcher, il più duro e più difficile ma anche il più soddisfacente, ma sicuramente non semplicissimo da andare a eseguire. Oltretutto, quando utilizziamo questa tecnica per attaccare, abbiamo sempre la possibilità di recuperare l'attacco quando qualcosa va storto, come in questo caso, e soprattutto abbiamo l'abilità automatica degli eroi quando il danno per secondo che subisce la nostra regina è superiore alla guarigione che riceve dalle guaritrici. In questo caso ho messo la furia troppo tardi e quindi mi è partita l'abilità in automatico. Quando vi succede anche a voi, cercate di non tardare le altre pozioni, perché non avete più altre chance di fallire. Dovete aumentare l'attenzione sulla vostra Queen Charge, mi raccomando. Nella prossima parte del tutorial di Queen Walk invece andremo a vedere come recuperare un attacco di Queen Walk che sta andando completamente storto rispetto al plan iniziale. Quelle viste oggi sono comunque le impostazioni standard. Oltre questo, potremmo vedere anche la Queen Walk con il sorvegliante insieme e un altro tipo di Queen Charge su determinate combo, per esempio la Spam Cina. Lo vedremo anche questo nei prossimi video, a continuare questo tutorial di Queen Charge che davvero molto lungo, ci vorrà del tempo. Spero di non essermi dilungato troppo per questa prima parte del tutorial di Queen Charge e spero che vi sia piaciuto. Ovviamente iscrizione al canale graditissima per non perdervi nessuna novità, nessuno sneak peek, ovviamente per supportarmi e darmi una mano, darmi la carica di continuare a portarvi di questi contenuti sul mio canale YouTube. Ma seguitemi ovviamente anche su Twitch, su Instagram, su Facebook, su Twitter ed entrate all'interno del nostro server Discord. I link come sempre sono qui sotto in descrizione e ricordatevi il code VAMOS!